In questo video testerò i nuovi massimali di Pietro Michelangeli. E per farlo al meglio, ovviamente, andremo in una palestra, diciamo, degna. Andiamo. Siamo arrivati in Goals, purtroppo la musica è un po' alta, quindi mi vedrete in mano con il telefono, cioè quantomeno finora che riesco, poi magari mi dimenticherò. Siamo qua con Pietro che ora vediamo di fargli fare i suoi massimali, un primo test così un po' a cazzo di cane come ci piace a noi. Più o meno l'avevo programmato un mezzo picking, quindi non lo andiamo a distruggere, giusto? Sei carico? No. Perfetto, non è carico. Ed è giusto così perché la filosofia Listen insegna in gara si sopravvive, lui oggi non è in gara però deve fare i test, quindi è una gara. Quindi cosa punterai a fare? Sopravvive. Bravissimo. Tanto che Pietro cerca di non rimanere schiacciato sotto il bilanciere, proviamo a dare un pochino di contesto. Pietro Michelangeli attualmente è lo youtuber in campo finanziario più conosciuto e forte del momento. Infatti il suo canale vanta circa 257.000 iscritti e se tutto ciò non vi bastasse ha anche da poco aperto un'azienda con già 3 dipendenti. Non so se riuscite a quantificare l'impegno che ci voglia ad aprire un'azienda con dei dipendenti. Ma tralasciando tutto questo, che già non è per niente poca roba, ha pure avuto il coraggio di farsi seguire da me per quanto riguarda il coaching, quindi lo seguo io nel powerlifting. Esatto, Pietro non vuole fare streetlifting ma gli piace di più il powerlifting. L'ho preso sotto la mia ala da circa 4 mesi, è partito praticamente da zero quando è arrivato da me. Bazzicava in palestra da un mesetto, sapeva semplicemente i nomi delle alzate, sapeva qualcosina ma nulla di che. Tra l'altro, mentre ero lì in palestra con Pietro a parlare, ci è venuta in mente una cosa molto molto interessante che potremmo fargli fare nei prossimi mesi, ma rimanete qua perché capirete dopo man mano che il video prosegue. Allora adesso sta per provare una singola 120 kg, che tra l'altro era il suo massimale previsto, ovvero quello che lui supponeva di poter fare oggi, ma secondo me, visto la singola 110 kg di prima, potrebbe esserci qualcosa di più nel serbatoio. Comunque dopo 4 schiaffi in faccia si fa volare, non preoccupatevi. E ora si riposa un attimo e poi va sotto. Allora, li ha fatti, quindi lo sapevo che ne avevi di più. No, non li ho sentiti male, adesso vediamo dopo. Quindi adesso aumenta di 2,5 kg, quindi in tutto 125... 200... No, quanti? 200 magari. Sono abituato a stare un po' più alto. 125 kg, vediamo di farlo, dato che comunque si allena da poco, sarebbe già qualcosa di interessante. Si allena poco? Da poco. Ah, sì, volevo anche dire. Poco. Comunque ora li prova con calma, cioè si riposa, ti riposi. Si riposa. E poi li prova, quindi falli bene. No, mi sembra di farli male oggi. Ti lascio sotto. Tirati le vore sicure adesso, ti lascio sotto se non li fai. Insomma, è uno stronzo, quindi l'ha fallita. Ma ora la facciamo. Ma la vuole riprovare perlomeno. Come tutti, alle prime volte, quando ha iniziato a rallentare lo sticking point, l'ha sentito pesante, ha detto no, non spingo e si è appoggiato. Quindi vabbè, fa niente. Hai qualcosa da dire in tua discolpa? Sì, perché se non riprovi hai già fallito. Smemoranda. Perché ora sì che era anche più stanco e prima no? Basta pensarlo, se lo pensi ce l'hai. Abbiamo appena riguardato il video, ho fatto 4 secondi di grindata. Esatto. E ora ho capito cosa intendeva con lo sticking point di superare il momento lì. Ho capito. Ok, lo squat l'ha fatto comunque, adesso scherzi a parte, è stato bravo. Perché è partito veramente da un livello pietoso. Sapeva appena appena muoversi sotto il bilanciere, però già abbiamo un po' corretto il movimento. Se poi cambiasse quelle cazzo di scarpe magari sarebbe anche meglio. Però adesso lo convincerò a comprarne nuove. E nulla, ora si mette a fare un po' di panchetta. Vediamo anche di tirare fuori qualcosa di dignitoso. E magari sistemargli un pochino la spinta, la traiettoria, così il percorso che stiamo facendo frutta bene. Il coaching sta servendo. Ok, lo stiamo facendo salire in panca. Sei carico? Sì. Road to 100. Ci arriviamo? Ci proviamo.
ha detto tutto lui e va benissimo così. Va bene. Vai, non spingere più, pronto, spingi verso gli occhi, spingi verso gli occhi. Come cazzo stavi spingendo? Come cazzo stavi spingendo? Avevo appena finto di spiegargli di andare incontro col petto al bilanciere, di spingere poi una traiettoria ideale che va non perpendicolare al suolo ma leggermente verso l'occhio. Quando l'ho visto scendere felicissimo che è andato incontro al bilanciere, ero già felice. Poi ha cominciato a spingere, però non ha spinto neanche perpendicolare al suolo, ha spinto verso il suo uccello. E lì, beh, ho detto, beh, qua muore. Poi non si sa esattamente come abbia fatto a riportarlo in traiettoria. Infatti, beh, non è un'alzata valida ovviamente da gara questa, però mi pare ovvio neanche a specificarlo. È riuscito a riportarlo in traiettoria eppure a sollevarlo, quindi sti cazzi, giusto? Sti cazzi. Volevo darlo a quello davanti, il bilanciere, ne aveva bisogno. Giudicate voi. Vabbè, dato che la forza non gli manca per fare i chili, perché comunque è riuscito addirittura a riportare un bilanciere in traiettoria con 90 kg, abbiamo giusto così per goliardia aumentato di 5 kg, giusto per vedere se, stando come deve stare, riesce a farli. Ovviamente ci sono io a farli da spotter, quindi è tranquillo. Devo scegliere atleti con cui almeno in tripla cifra d'ora in poi. In doppia cifra non vanno più bene. Ma poi che gusto c'è? È troppo facile. Esatto. Non c'era questa, non c'era, no, era inutile. No, qua si è bruciato il sistema nervoso facendo il miracolo prima e quindi ci accontentiamo di quello. La paura fa 90. Ha finito di far la panca, come avete visto ha fallito i 95 kg. È stato un peso soddisfacente quei 90 kg che ha fatto, perché lui pesa poco più di 80, quindi è già sopra il suo peso corporeo. E soprattutto contando da quanto poco faccia panca in una maniera decente, buon risultato. Lui dietro la videocamera cannuisce fiero di questa cosa, perfetto. E nulla, adesso si sta già scaldando per fare stacco. Lui purtroppo fa stacco sumo, però lo perdo. Vi voglio bene a tutti voi che fate stacco sumo, non ve la prendete nei commenti. E nulla, vediamo qua di fargli combinare anche lì qualcosa di interessante. Magari gli facciamo anche provare uno stacchino regular, perché secondo me non ha la conformazione per fare sumo. Però vediamo, vediamo. Ha fatto 140 kg molto facili, ora lo sto facendo caricare a 155, il suo pronostico era 160. Secondo me ha qualcosina in più visti 140, però mai dire mai, quindi ora fa 155 giusto per portare a casa un buon numerino e poi vediamo come muoverci. Ok, ora sto per provare 162 e mezzo. Bravissimo. Gli ho dato le fascette perché non possiamo usare la magnesite. Comunque qua dovremmo usarne una liquida trasparente che io non posseggo e non ho voglia di spendere soldi per comprarla. Quindi in questo caso uso le fascette, va benissimo. E nulla, vediamo di farla salire, capito? Si fa. Si fa, ha detto che si fa, quindi se lui ha detto che si fa, glielo facciamo fare, ecco. Assurdo. Cosa avevo detto, che lui deve fare stacco regolare, non sumo? Ecco perché. Questo è il motivo per cui ci vuole un coach. Da solo non le fai stare. Esatto. Mentalità, ragazzi, mentalità. Per chi si stesse chiedendo la formula magica, ragazzi, Pietro sta migliorando, ma senza nessuna formula magica. L'unica, diciamo, dottrina, chiamiamola così, che ci piace seguire è quella che ci ho scritta dietro la maglietta. Quindi lavorate in silenzio e non rompete i coglioni. Tra l'altro vi ricordo che comunque è una maglietta in edizione limitata, quindi fate i bravi. Le alzate abbiamo fatte, si porta a casa un 125 di squat, è molto buono. Un 90 kg di panca non validi da gara, però li ha sollevati, mettiamola così. E un 150 kg regular e 155 kg sumo di stacco. Ovviamente la mia previsione sul fatto che lui fosse stacchista regular e non sumo era corretta, ma si vedeva subito la sua conformazione. E nulla, cosa ne dici? No, il regular lo sento molto meglio, non lo sento stressante sulle gambe, quindi molto meglio. Ovviamente rischiava di farsi male all'adduttore interno. E nulla, ora abbiamo finito di fare queste piccolezze, andiamo a farci due complementarini, perché ragazzi il pompa
tigre di Rio è fondamentale. Nulla, poi lo vedrete senza maglietta, così anche il pubblico femminile sarà felice. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Come avete visto anche dall'ultima clip di stacco, Pietro finalmente ha deciso di ascoltarmi, di passare allo stacco regular, in quanto per la sua conformazione fisica per ora è meglio il regular. Non ci conviene farlo spaccare di mobilità per arrivare a un'apertura di anche sufficiente per affrontare uno stacco sumo. Detto questo, diciamo che i pezzi stanno venendo collegati, penso, da tutti voi. Infatti Pietro sta effettivamente continuando a migliorare, e se nei prossimi mesi continuerà a seguire gli input che io gli vado a fornire e comunque a progredire nei carichi, nessuno ci vieta di fargli provare una garetta di powerlifting, quindi in qualsiasi federazione, non ci importa quale, però una vera gara di powerlifting. Magari diteci voi nei commenti in che federazione vorreste vederlo gareggiare. Quindi, detto questo, direi di arrivare almeno a un 5.000 like per farmi capire che il video vi è piaciuto e l'idea di portare Pietro in gara effettivamente può essere apprezzata da tutti voi. E ciao, ci vediamo al prossimo video.